Solo con un cuore umile come quello di Maria che possiamo avvicinarci a Dio, così Papa Francesco nella solennità dell'Annunciazione richiama tutti i cristiani ad abbandonare la superbia del cuore e tornare al bene. La liturgia ci parla di questo cammino di restaurazione, di questa tappa nel cammino di restaurazione, e ci parla di ubbidienza, di docilità alla parola di Dio. Il Signore è in cammino con il suo popolo, è in cammino per ammorbidire il nostro cuore, ma per fare questo occorre che l'uomo sia obbediente, che si ponga con docilità all'ascolto della parola di Dio. E perché camminava con il suo popolo con tanta tenerezza? Per ammorbidire il nostro cuore. Esplicitamente lo dice lui. Io farò del tuo cuore di pietra un cuore di carne. E la liturgia di oggi ci parla proprio di questo, di una salvezza che è dono, un dono che passa per l'umiltà di confessarsi peccatori. È molto chiaro nella seconda lettura. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. La salvezza non si compra, non si vende, si regala, è gratuita.